Buongiorno, sì, eccomi. Sono in questa postazione un po' strana, sto sulla sedia a dondolo perché controllo Bianca alle mie spalle che non si svegli. Sì, finalmente è nata Bianca. Bianca è nata il 28 novembre alle 00 e 14 minuti. 3,150 kg di bambina per 51 cm. Questo è il video per annunciarvi la sua nascita, ma soprattutto per raccontarvi di un parto che più di un parto è stato un travaglio lunghissimo. Bianca è nata dopo un travaglio di 24 ore. Ora vi racconto tutto. Il 27, la notte tra il 26 e il 27 novembre, alla mezzanotte, io inizio ad avvertire dei forti mal di pancia che si rivelano essere delle contrazioni. Erano dei dolori più o meno simili a quelli del ciclo. E non riuscendo più a stare a letto, a mezzanotte inizio ad alzarmi e ad andare. Faccio il percorso cucina, camera da letto, cucina, camera da letto e mi rendo conto che ogni 3-4 minuti arrivano queste fitte che mi lasciano senza fiato e poi tutto passa. Capisco che c'è qualcosa che non va. Ricordo che è la mia prima gravidanza, quindi non sapevo come fossero le contrazioni, né se fossero delle contrazioni o dei semplici dolori preparatori, perché il ginecologo mi aveva detto 2 giorni prima alla visita: la bimba è ancora alta, non ti preoccupare, arriviamo per il 5 dicembre, per il 5 dicembre, massimo massimo 13 dicembre, poi partorirai. Premettendo che i miei conti scadevano il 28 novembre, quelli del ginecologo il 5 dicembre, mentre non so se lo sapete, ma l'ospedale, la clinica non induce al parto fino a 41 settimane più un giorno e a me sarebbero scadute il 13 dicembre. Quindi se non avessi partorito entro quella data mi avrebbero indotto il parto o avrei partorito con il cesareo. Quella notte io inizio a monitorare questi dolori e mi rendo conto che sono delle contrazioni perché a un intervallo di 4 minuti io avevo questi dolori. Con l'applicazione Mamma che io ho utilizzato durante tutta la gravidanza inizio a monitorarle e mi rendo conto che man mano aumentavano di intensità e di durata, perché delle contrazioni, per essere delle contrazioni non preparatorie, devono durare almeno un minuto, con un'intensità che voi stabilite in base al dolore che sentite, 4 su 5. Queste contrazioni a me si intensificarono. Erano le 4 del mattino quando mio marito si sveglia e che doveva andare al lavoro e io ero ancora che facevo su e giù, su e giù, su e giù. Non passavano, ma non volevo svegliarlo né volevo chiamare i miei perché ero convinta che erano solo dei dolori preparatori. Non poteva essere già giunto il momento di partorire. Mio marito mi consiglia di fare una doccia calda, giustissimo tra l'altro, e i dolori si alleviano. Tra l'altro, fortunatamente che io ho fatto quella doccia, se no mi sarei ritrovata poi in clinica con i capelli non pronti. Mi faccio una doccia calda, mi faccio la piega, dico se proprio deve essere, perlomeno sono preparata. Mi preparo, mi trucco, mi vesto. Erano le 6 e non ce la facevo più. I dolori diventavano sempre più forti, sempre più forti. Mio marito era andato al lavoro, al che ha deciso di chiamare mia mamma e dico: Mamma, che ne dici se provo a sentire il ginecologo, gli dico come sono i sintomi che ho e vediamo se è il caso di andare in clinica. Chiamo il mio ginecologo, il quale mi dice: corri in clinica, vai a fare un tracciato, io dammi il tempo, ti raggiungo e vediamo com'è la situazione, facciamo una visita. Arrivo in clinica, mi attaccano il tracciato,
arrivo in pronto soccorso, non so se sapete come funziona, comunque la clinica dove ho partorito, se si arriva in pronto soccorso ostetrico, ti iniziano a fare tutti i controlli del caso e il ginecologo che c'è in quel momento inizia, in attesa che arrivi il tuo, a vedere se sei dilatata, se hai rotto il sacco, se ci sono delle perdite. Ok, mi attaccano il tracciato e effettivamente vengono rilevate delle contrazioni. Loro dicono che sono delle contrazioni lievi. Arriva il mio ginecologo, mi fa la visita, sono dilatata, ero dilatata di 3 centimetri, quindi dice assolutamente tu non vai da nessuna parte, ti ricoverano. Io in panico, chiamo mamma, mamma entra, dobbiamo fare il tampone, perché dove ho partorito era una clinica COVID-free, quindi bisognava effettuare un tampone rapido. Nel caso in cui fosse risultato negativo, venivi ricoverata, nel caso in cui fosse risultato positivo, venivi trasferita in una struttura che accoglie partorienti positive. Fortunatamente sia io che mamma risultiamo negativi al tampone e mi ricoverano, vengo accompagnata in stanza, dove mi dicono si spogli e si metta in camicia da notte, in pigiama come ritiene di essere pronta e ci raggiunga in sala parto. Dicevamo, scusate il cambio di location, ma mi hanno chiamato per scendere e ne approfitto che appena Bianca si addormenta che la posso lasciare dal papà per fare i servizi che devo fare. Vi stavo dicendo, preparati, mettiti la camicia da notte, il pigiama, quello che vuoi, raggiungici, non al primo detto sala parto, blocco parto. Blocco parto perché varcata quella porta c'era la sala travaglio e la sala parto. Entro in sala travaglio dove c'erano tre lettini e gli altri due ovviamente tutti distanziati, tutti con le mascherine, però avevamo tutti, ero molto tranquilla perché essendo tutti tamponati ero sicura che chi era lì era risultato negativo al tampone. Quindi mi fanno stendere sul lettino, lettino centrale tra l'altro, a destra e a sinistra avevo due signore che erano in travaglio attivo, urlavano e ovviamente provavano dolore come non mai e io ero terrorizzata perché sapevo che da lì a poco sarebbe toccato a me. Mi stendo, mi metto nel tracciato, c'è un'ostetrica tra l'altro bravissima che io ringrazierò sempre, Lucia, delicatissima, perché non sempre né le ostetriche né i ginecologi sono delicati, che mi fa la visita e la mia dilatazione continuava a essere di 3 centimetri. Io mi stavo iniziando a preoccupare perché erano ormai tante ore che io avevo contrazioni, che io avevo dolori e sapevo che se la dilatazione non arriva perlomeno a 7-8 centimetri in sala parto non ti portano. Terrorizzata, lei dice non ti preoccupare, tranquilla, attendiamo, facciamo il tracciato, Bianca sta bene, io sto bene, quindi rivado in camera. Le contrazioni diventavano sempre più ravvicinate e più dolorose. Fortunatamente in camera c'era mia mamma che con dei massaggi al basso ventre e alla schiena all'altezza dei reni, perché io non ho sofferto con i dolori alla pancia, sotto la pancia, la schiena. Mi sentivo spezzare la schiena in due, un dolore, io penso che quando dicono che i dolori del parto sono dei dolori assurdi, che mai più nella vita si possono provare, è vero, perché sono dei dolori che ti tolgono il fiato, in quel momento tu speri che possa passare quanto prima, perché sai che dopo hai qualche secondo, qualche minuto di ripresa dove tutto passa, ma in quel frangente è un dolore che ti spezza. Io sentivo la schiena spezzarsi in due. Avevo voglia solo di urlare e gridare: basta, basta, non ce la faccio più. Perché erano ormai le 2, le 3 del pomeriggio e io ero dalla mezzanotte della notte precedente che stavo così, ero esausta.
Cerco di riposare un po', ma non riesco. Tutti mi dicevano riposa, riposa perché devi affrontare il parto, devi affrontare il parto, devi avere tante energie. Riposate voi con questi dolori. Erano ormai ad intervalli di 2, massimo 3 minuti, quindi ravvicinatissime. Io non riuscivo a riprendermi che ricominciavo. Mi riportano in sala travaglio dove io imploro di chiamare il mio ginecologo che nel frattempo stava in sala parto con un'altra paziente perché voglio che mi venga attaccata l'ossitocina per aiutarmi all'induzione al parto. Voglio dimenticare quelle ore perché sono state delle ore bruttissime. So solo che alle 21 il mio ginecologo riesce a liberarsi. Io nel frattempo dilatata sempre di 3 centimetri, si rende conto che da sola non ce la potevo fare ad affrontare una notte e quindi lasciare il normal corso della dilatazione che si compisse, decide di attaccarmi una flebo di ossitocina e mi avvisa: se fino ad ora tu stai soffrendo per questi dolori, sappi che con l'ossitocina i dolori si intensificheranno e diventeranno molto più forti perché ovviamente è un farmaco che te li provoca, non è più il normal corso del parto. Ci vediamo dopo perché ora devo guidare. Rieccoci, se sentite un singhiozzo di sottofondo è Bianca che ho in braccio. Allora, quindi mi attaccano l'ossitocina e il mio dottore mi avvisa: guardi che se fino ad ora pensava di soffrire, ora i dolori si intensificheranno. Di lì a poco le contrazioni sono diventate qualcosa di insostenibile. Vi tralascio la parte in cui urlavo, imprecavo e chiedevo aiuto. Non so quando, cioè, penso che le mani del mio ginecologo gliele avrei stritolate per alleviare il dolore. Mi fu consigliato di posizionarmi su una palla medica, di molleggiare, cercare di tenere quantomeno in tensione la parte dei reni, perché è quella che a me faceva male, più che la pancia, piccolina, più che la pancia. E guardate, ciao mamma, sì, sto parlando di te, di come tu dovevi uscire dal panzino. E con la palla medica io riuscivo ricaricarmi nel momento in cui la contrazione passava per prendere fiato per quella successiva. Con l'ossitocina. Oh mamma, mi fai girare il video? Dai, poco poco, poi torniamo. Dai. Con l'ossitocina sono arrivate anche. È arrivata e sopraggiunta la necessità di rompermi il sacco amniotico e quindi di rompermi le acque perché ancora non erano state rotte le acque. Quindi mi sono state rotte le acque, c'è stato lo scostamento delle membrane. Tutto questo infilando le mani, avete presente come si farcisce il tacchino per il. Come si farcisce il tacchino in America per il giorno del ringraziamento? Ecco, io così mi sentivo. Veniva farcita la mia pancia, così venivano infilate mani, attrezzi, così come se fosse un tacchino. Il dolore era talmente tanto che non lasciavo fare. Vengono rotte le acque, scostamento delle membrane. Dilatazione 8 centimetri, sei in travaglio attivo, non ti puoi fermare ora, ricaricati, respira bene ad ogni contrazione e inizia a spingere. Una sensazione bruttissima tra l'altro, spingi, spingi e io sentivo un peso fortissimo, fortissimo. E ogni tanto qualcuno veniva a vedere, è ancora presto, è ancora presto. Si vede la testa, si vedono i capelli. Quando esci, Bianca, erano le 23:30 quando entro. Bianca, mamma.
Quando entro in sala parto, ero pronta. Tre spinte e finisce tutto, Angela. Tre spinte, Angela, tre spinte. Dai, ce la puoi fare. Gambe divaricate, una spinta. Io, Bianca, non la sentivo, sentivo questo peso fortissimo. Sentivo questo peso fortissimo, ma non sentivo che lei stesse uscendo, scendendo. Seconda spinta, idem. Terza spinta, Bianca esce, ma diciamo che ho avuto parecchi punti, va bene? Mettiamola così. Mi hanno dovuto ricucire per bene dopo, come un bravo tacchino che era stato scucito, doveva essere ricucito per bene perché Bianca è uscita, ma la mamma si è fatta parecchio parecchio male. E quindi mi hanno dovuto ricucire, me l'hanno messi senza anestesia, quindi anche lì ero come assuefatta, quindi non riuscivo a percepire per bene il dolore, però li ho avvertiti. Qualcuno mi domanderà: perché hai sofferto per 24 ore? Perché non hai fatto l'epidurale? Perché ho partorito in una struttura privata, una clinica, che non prevedeva l'utilizzo e la somministrazione dell'epidurale. Perlomeno mi è stato detto che l'epidurale si preferisce farla soprattutto in una struttura ospedaliera, che quindi nel caso in cui ci fossero degli inconvenienti fosse attrezzata per intervenire. Io, come sapete dal video precedente, ho fatto delle scelte, ero consapevole che l'epidurale non ci sarebbe stata, che dovevo fare tutto con le mie forze, che il dolore ci sarebbe stato e quindi si sopporta, ma penso che dare alla vita una nuova vita è la più grande gioia, e quindi tutto il dolore che ho subito, perché vi assicuro che 24 ore di travaglio, perché in tutto questo non vi ho detto che lei è nata alle 00 e 15 minuti del 28 novembre, quindi esattamente 24 ore dopo che erano iniziate le contrazioni. È vero, il travaglio attivo è sopraggiunto solo nelle ultime ore, però comunque erano 24 ore in cui io non dormivo, non mangiavo. Ah, mamma, sì, non dormivo, non mangiavo ed ero esausta. Però ora ho tra le mie braccia lei e penso che sia il regalo più grande, il dono più grande, soprattutto in questo momento. Ora io torno da lei, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima.